Fa fronte comune la Sardegna sul problema della continuità territoriale ad Alghero. Una nuova gara, così come chiede l'Unione Europea, limiterebbe di fatto il diritto alla mobilità dei sardi. Un diritto che vuole essere tutelato a tutti i costi attraverso la compattezza di regione, con l'assessore ai trasporti Antonio Moro deciso ad andare avanti con la procedura negoziata che si concluderà il 31 gennaio. Governo, ENAC e gli attori del territorio, enti, sindacati, società civile, associazioni di categoria che il 26 gennaio hanno affollato l'assemblea convocata al cinema Miramare di Alghero, dalla provincia, dalla rete metropolitana del Nord Sardegna e dal tavolo delle istituzioni e delle parti sociali. Il territorio non vuole e non può accettare le imposizioni dei burocrati che decidono a Bruxelles quello che sono i diritti che ha un popolo. Finalmente abbiamo una regione e un governo che ha deciso di portare la battaglia fino in fondo a livello europeo. Questa volta vorremmo indicarlo noi il percorso e il governo deve assolutamente darci risposte nel più breve tempo possibile. Come sindacati, come associazioni che aderiscono al TIPS, continueremo questo percorso convinti che con questa modalità, con questo entusiasmo si possa davvero ottenere dei risultati. Dobbiamo stare al fianco della regione che sta conducendo, mi risulta, insieme al governo nazionale, questo è importante, una battaglia nei confronti dell'Unione Europea che deve studiare delle norme che non ci portino ogni volta, al termine di ogni bando sulla continuità, in una situazione di crisi dove non abbiamo la certezza di poter avere appunto quel diritto alla mobilità che invece è sacrosanto. Un segnale positivo che fa ben sperare, in maniera tale che comunque giunga alla regione e al governo il grido forte. La Sardegna parte sempre svantaggiata e questa volta deve riempire di contenuto il detto più volte citato durante l'assemblea Forza Paris e portare avanti una battaglia in modo che l'Europa non crei cittadini di serie A e di serie B.